Buongiorno, non risponde? No, adesso smette. Cosa facciamo? Li accorciamo? No, mia madre si è sbagliata, io li voglio così. Perché? In questo negozio i calzoni si riparano, non si strappano. Vabbè, allora salla. Ma. Mamma! Quante volte te l'ho detto che devi rispondere al telefono? Beh? Io a te non rispondo. E fai male, perché quando ti chiamo è perché ti devo dire delle cose importanti. So già cosa devi dirmi. Quelle sono le chiavi di tuo padre. Le devo dare ai nuovi proprietari. Ecco, appunto. E mi devi dare anche le tue. Oh. Ecco. Sono arrivate altre bollette. Guarda. Ecco. Ma io non ce la faccio più, non ce la faccio più! Capito? Ma fra un po' se sbaracca! Se sbaracca! Le chiavi. Dai, mamma, mi stai facendo perdere un sacco di tempo! Domani, te le do domani. Però domani non facciamo scherzi, eh! Mamma, dai, tutto questo è ridicolo! Ma guarda che mi tocca fare! Ma porca! Non ci si metta pure lei, eh! Dai, mamma, devono iniziare i lavori! Dobbiamo andare via, vai! Non vi preoccupate, adesso si alza. Vero, mamma? Ma non sono cinesi. Ma no, sono due bei giovanotti, guardali. Contenta? È contenta. Adesso si va. Adesso si alza. Tranquilli. Mani mortacci, questa vecchia del cazzo! Queste, come ci sono finite qui? Ah, che bello! Gli uccelli stanno facendo un nido! Mamma!
Ma ti sembra un nido questo? Sei scoretta! Ma poi io l'ho capito perché ce l'hai con quelli. Ma sono dei bravi ragazzi, sono una bella coppia, sono innamorati, dai! Lo sai quanto ci tiene tuo padre alla sartoria? Quando ritorna, come pensi che la prenderà? Ma ancora stai ad aspettare papà? Papà è uscito dalla sartoria 10 anni fa per comprare le sigarette. Allora? Allora cosa? Hai mai visto papà fumare una sigaretta? Dici che ha un'altra? Basta pensare al passato. E basta con questi dispetti. Ma poi che t'hanno fatto questi ragazzi? Si stanno costruendo un futuro. Mi spieghi che ci devi fare con questa sartoria? Dai, mamma, trovati un'altra distrazione, eh? Dai, su! Scusate, ma al 72 non c'era una sartoria? La sartoria non c'è più, c'è la sarta sopra. È lì? Sopra. Buongiorno. Buongiorno. È lei la signora della sartoria? Sì. Ho visto che ora hanno aperto una friggitoria. Già. Come posso aiutarla? Vorrei ritirare il vestito di mia moglie. Non so se è ancora possibile. Sì, certo. Ho conservato tutti i capi non ritirati. Bene. Prego, mi segua. Permesso. Eccolo, è questo. Sì, sì, il 12, sì. È proprio questo. Oddio. Posso sedermi? Non mi sento molto bene, permette? Si accomodi. Vuole un po' di acqua e zucchero? No, ora passa, passa. Non faccia complimenti. Cosa penserebbe sua moglie? Se lei si sentisse male nella mia camera da letto. Va meglio? Mia moglie è morta 3 mesi fa. Poi ieri fra le sue cose ho trovato quel biglietto. La capisco. Mio marito è sparito 10 anni fa e io non mi sono ancora ripresa. Ma si dice scomparso? No, no. Lui è proprio sparito. Ah. È andato a comprare le sigarette. Ah. Ha lasciato qualcosa sul fuoco? No. È la puzza di quelle maledette patatine fritte. Ah. No. Ma stavo dicendo suo figlio. Non poteva sopportare le bollette, no? Mi ha fatto meno che il no, è stato un peccato. Che